Buona domenica amici di Teleradio Padre Pio, buona domenica anche a Padre Francesco Savino con caro Padre Pio, ci ritroviamo Padre Francesco come ogni settimana all'interno dei nostri studi con le lettere, le tante lettere che giungono qui in redazione. E buona domenica anche a te caro Francesco e a voi tutti cari... Figli e figli, io così ormai da tempo vi chiamo sparsi in tutto il mondo che ci seguite con tanta devozione perché vedo che c'è proprio la devozione da parte vostra, ecco, non solo per Padre Pio ma quasi quasi anche verso di noi perché ci fate tanti elogi e le lettere sono sempre di più, sempre eh, ci mettono in crisi non perché ce le scrivete, eh, ci mancherebbe, anzi, per il numero, per perché il numero. vi vorremmo accontentare e leggervele subito, ma purtroppo come sì. sempre vi dico che dovete avere la pazienza di aspettare. E allora pare Francesco, vogliamo subito cominciare con non temere. Ecco subito ti anticipo perché... Eh, se altrimenti ci dimentichiamo... Lo hai ricordato all'ultimo momento, l'avevi portato qui nei nostri studi sì, ma sì, l'avevi sì. dimenticato eh, nella tua borsa ma subito... Abbiamo... Però ecco da un tempo in qua non ci dimentichiamo, chiuso già diverse volte, Oggi che abbiamo cominciato la trasmissione con una frase dal, tratta dal calendario non temere e che sono delle frasi bibliche che ci aiutano appunto ad avere fiducia nel Signore. È presa, questa frase è presa dal primo libro delle cronache. Allora riuscirai se cercherai di praticare le leggi e le norme che il Signore ha prescritto a Mosè per Israele. Sii forte e coraggioso, non temere e non abbatterti. Uh -huh. E eh, questo messaggio di speranza che ecco, vorrei che immada il cuore di ciascuno di voi. E allora, padre Francesco, cominciamo subito ricordando ai nostri amici che il lunedì, il mercoledì e il venerdì si è all'interno della Chiesa inferiore con le tante lettere che giungono ai diversi indirizzi che vedete in sovrimpressione, ma eh, il, la domenica nei nostri studi questo speciale per raccontare le tante storie. Io vorrei subito cominciare da una sintesi che abbiamo fatto insieme alla nostra Grazia Pia che ci dà una grande mano nell'andare a prendere, eh, leggere le tante lettere. Ecco, le, le, noi non abbiamo abbandonato nessuna lettera, le abbiamo lette tutte, eh, ma in questo caso stiamo facendo una piccola sintesi, eh, soprattutto di quelle lettere che sono di qualche mese fa, ma leggeremo eh, comunque il nome e in alcuni casi quando è possibile anche il cognome eh, per eh, ecco, mh, dare anche un messaggio a coloro che ci stanno guardando che la loro lettera è giunta come quella ad esempio di Camillo ed è qui, c'è scritto proprio non leggere, eh, Camillo da Corropoli, provincia questo, di Cassius. Sì, questo Teramo. già me lo puoi dare perché anche le lettere non lette noi mm. le mettiamo sul cuore poi, e poi anche sulla preziosa urna di Padre Pio e approfitto di tanto in tanto, ve lo ricordo, che poi le lettere non vengono distrutte ma vengono portate dalle suore Clarisse di Clausura dolcissime, che continuano a pregare su queste lettere, hanno un contenitore grande che sta proprio vicino al Santissimo Sacramento, dove inseriscono queste lettere e continuano a pregare per tutte queste intenzioni. Ne approfittiamo anche per salutare e ringraziare per le loro preghiere. Le nostre eh, clarissime. Se io pure prima ti volevo quasi interrompere, poi ho visto sì. che andavi avanti. Maria Grazia non l'abbiamo mai ringraziata, mai salutata, sempre abbiamo salutato piuttosto i registi, ma ci sono anche quelli che lavorano dietro le quinte, appunto come. Grazie a Pia. Eh, grazie, grazie a Pia. Eh, ah, grazie a Pia, sì, io ho detto Maria Grazia, <ride> grazie a Pia, ma ho invertito i in nomi, ma stiamo lì. Stiamo lì. Va bene. Allora cominciamo subito, Pare Francesco, Riccardo, Riccardo di Latina, eh, possiamo citare anche il cognome Carlotta, Riccardo Carlotta, perché. Chiede eh, preghiere per la salute, per i sacerdoti, per tutti i frati cappuccini di San Giovanni Rotondo, per il Papa, i vescovi e in particolare per Don Daniele di, della parrocchia di Santa Chiara. Eh, chiede di sposer, sposare Romina, ecco questa è la sua preghiera, la mamma del suo unico figlio morto sei anni fa. Rosaria da San Benedetto del Tronto, eh, Rosaria che scrive, scrive per, la, per sua sorella, ma è, un, è una mamma di due gemelli di 27 anni, Maria si chiama, eh, ed è molto triste perché i sogni dei loro figli non si realizzano, sogni dal punto di vista sentimentale, quindi hanno avuto una serie di relazioni false e lavorativi. Catalin da Caccamo, tu quando ritieni opportuno mi fermi e puoi dare subito una risposta. Catalin da Caccamo, siamo a Palermo. Eh, chiede eh, consigli su come poter affrontare la sua de depressione e eh, vuole che la sua lettera sia inserita nella tua carpetta blu Carpet cartella cartella, carpetta, ecco utilizzano sì. tutte queste belle eh sì, quindi, espressioni una, un, altro, un altro termine, cartella <ride> comunque noi diciamo cartella cartella, Vabbè. cartella Usa il virgolettato appunto. Rosaria da Belluno chiede preghiere, eh, in particolare saluta Fra Francesco. Poi Vincenzo da Milena, Caltanisetta, eh, chiede preghiere per la moglie, ha subito un intervento al seno. Eh, Marina da Cagliari chiede preghiere per la sua famiglia. Arturo da Orti eh, dice che sta attraversando un brutto periodo nella sua vita che San Pio già conosce. Il suo sogno è quello di avere una famiglia. Evelina da Sila, siamo a Cosenza, preghiere per la famiglia. Anna Maria da Milano chiede preghiere per la salute. Ha avuto una lesione al rene, ha fatto una biopsia e dà paura del riscontro. Maurizio da Fos di Novo chiede preghiere per il lavoro e per rafforzare la sua fede. Poi ancora Rosa da Venosa, siamo a Potenza, chiede preghiere per la sua famiglia, mentre Maria Teresa da Pordenone chiede eh, preghiere affinché il Signore le, dia, le indichi la via, qual è la volontà, la sua volontà. Franco di Pietro da Noi Cattaro, 90, 91 anni, padre Francesco, nel 48 ha partecipato alla messa eh, con altri figli spirituali di San Pio da Pietrelcina diverse volte e ci ha inviato una foto che avremo modo anche di vedere dopo, o se, se non si tratta di foto che già tu hai già fatto vedere, si tratta di una statua di Padre Pio che lui ha voluto realizzare in una via a Noi Cattaro. Chissà qualcuno di noi Cattaro, ci sta, in provincia di Bari ci sta uh, seguendo eh, Ecco, in una via che purtroppo c'erano una serie di incidenti stradali e, e c'erano tanti, tanti giovani vite che venivano, che, che finivano, ecco, che molti, molti, eh, molti morti. Ecco. Incidenti mortali. Mortali, incidenti mia. mortali. Però da quando c'è questa statua? Dal 2000, ora ci sono, si sì, scrive incidenti, ma nessuno si fa male. Ecco, usa questa espressione. Franco, Franco Di Pietro, da danno ai Se mi permette, allora ti interrompo un attimo perché hai letto tante intenzioni, certo sì, rispondo a sì, ognuno sì. e diventa un po' impossibile, però vorrei salutare in modo particolare questo caro, dolcissimo nonnino di 91 anni, a, a, a un anno o meno di mia madre, che ha avuto questa brillantissima qua. idea. Eh, è questa è la foto, ecco qui c'è la foto. Eh, e c'è anche un, evidentemente una preghiera dietro. Sì, sì, racconta tutto il fatto, racconta eh, l'episodio sì. degli incidenti stradali. E appunto, c'è qui questa, la foto di questo monumento, ho avuto questa brillantissima idea ecco, di, di fare questo monumento e come dice questo carissimo Franco, anche se avviene qualche incidente di tanto in tanto, ma non senza conseguenze per la salute. Ecco, sottolineiamo questa notizia bellissima ecco, e affidiamo a Padre Pio che ho ecco, raffigurato qui in questo meraviglioso monumento tutte le intenzioni che mi ha letto finora, certo. che sono intenzioni ecco, psicologiche di chi ha la depressione, depressione e, eh, problemi fisici, tanti che hanno problemi di salute, problemi di famiglia, di chi vorrebbe i sogni, visto so che meraviglia. Il mio sogno è quello di fare la famiglia. Ma eh, c'è un sogno più bello di questo, più naturale, più normale, mm. voluto e benedetto da Dio quanto vorrei proprio sperare. E poi tanti tanti altri problemi che prendiamo veramente a cuore. io... Uso oltre a, diciamo, a prendere le vostre lettere adesso, quando sto qui, nella, quando sto qui nel, nello studio, me le metto nella pettorina come facevo padre Pio, poi nella cartella blu per portare a padre Pio. Ma le intenzioni che voi esprimete, io le inserisco in qualcosa di più intimo, di più profondo, vale a dire nel mio cuore. Se qualche volta avete avuto, avuto l'occasione di seguirmi anche in qualche celebrazione eucaristica. Uh -huh. Dopo la preghiera dei fedeli, io dico così, adesso preghiamo anche per tutte le intenzioni che abbiamo nel cuore e io per primo metto la mano sul cuore per far capire che ci sono tante nel cuore, stiamo in qualche secondo in silenzio per pregare per tutte le intenzioni. Uh -huh. Per cui statevi tranquilli perché anche se qualche volta qualche lettera pensate che non sia stata letta oppure sintetizzata molto come oggi, ma l'intenzione viene presentata a pari Pio e a Dio. Ecco, proprio perché non volevamo abbandonare queste lettere, Padre Francesco, abbiamo avuto l'occasione, vogliamo... Citare almeno nome e cognome e soprattutto la problematica. Ma si tratta di lettere che si riferiscono a diversi mesi fa per ri ritornare ecco, con queste lettere che sono quelle que giunte proprio qualche giorno. Appunto fa. per, per far capire che non abbandoniamo neanche, neanche. le lettere scritte da tanti mesi certo. perché c'è stato il problema dell'estate che allora si sono accumulate. Certo. Allora da Tivoli ci scrive Anna Maria uh, Antonini. Possiamo dire il cognome perché. Chiede preghiere per la figlia che ora è confusa e disperata perché non è riuscita a passare i test di medicina e chirurgia e allora si trova ancora in questa situazione. Anna Maria è medico, eh, quindi vorrebbe eh, questo desiderio che affinché anche la, la figlia diventasse un medico per donare agli altri. Conforto, forza e pace, scrive Anna Maria. Ancora. Ma certo si può fare in medico anche come missione, sarebbe certo. una cosa molto bella se viene affr affrontato in questo senso. Una brevissima interruzione, puoi continuare. No, poi intanto ti voglio donare questa, questa, questa bella, bella ragazza che, ecco, parlando di missione, mm -hmm. eh, ci scrive proprio la nonna, che anche lei il suo desiderio è quello di andare di diventare medico, ma è andata in missione in Brasile. E, la nonna purtroppo però da qualche mese non ha notizie della nipote quindi vorrebbe notizie eh, di eh, ecco subito andiamo passo subito a questa lettera eh, la, ci scrive il eh, signor Carolina Dell'Oglio ci faccia sapere signora, se sua nipote ha dato notizie eh, lei eh, ecco, per il suo spirito di volontariato e di missione è, è andata in Brasile quindi è andata in Brasile e non fa sapere più niente di sé è peccato però perché la missione deve essere fatta ma senza ecco tagliare i fili i definitivi con, la, con la propria famiglia tra l'altro è una bellissima ragazza Ragazzi, davvero bionda cioè. ci dispiace poi avrà 20 anni ovvio perché dietro c'è anche la, la data avrà una ventina d'anni 21 anni voglio sperare perché questa è una lettera pure che è arrivata tanto tempo fa voglio sperare uh -huh. che nel frattempo questa ragazza sia fatta viva perciò non ci dite soltanto le brutte notizie se questa ragazza, ecco la vorrei mostrare di nuovo è tornata fatecelo sapere perché ringrazieremo di cuore anche noi il Signore, ma se non fosse tornato certamente noi pregheremo intensamente a Padre Pio Gesù, ecco per mezzo di Padre Pio perché la voglia restituire alla famiglia, almeno come notizie, poi se vuole stare in missione è una decisione bellissima e ottima. Poi Verusca che scrive e ringrazia Padre Pio perché il, il Dio gli ha dato due, due grandi fortune nella vita, la mamma e un figlio. La mamma però sta male e chiede preghiere per la mamma Marilena. Poi, da Melisurgo, da Potenza, una terziaria francescana, Lidia. Scusa, Meli, Melisurgo. Melisurgo, si chiama così: Potenza, terziaria francescana, Lidia, eh, chiede preghiere per il fratello Domenico. Ecco, stanno girando un po' tutta l'Italia per questo problema eh, che ha eh, suo fratello Domenico. E ancora poi Liborio che ha chiesto a Padre Pio eh, una vita felice, chiede a Padre Pio una vita felice per famiglia, figli, ecco Liborio D'Ariesi, un'altra un eh, richiesta, ecco, un altro desiderio. Poi Enrica da Genova che chiede preghiere per la famiglia e ancora Eleonora da Treviso, preghiera in difficoltà, eh, preghiera quotidiana, eh, fa una preghiera quotidiana per difficoltà familiari. Giancarlo da Como chiede preghiere per Daniela, mentre poi una mamma disperata da Civitanova Marche, eh, non ci scrive il nome, però ecco sappiamo che è da Civitanova Marche, affinché ritorni l'armonia di sempre in famiglia, perché la nuora non fa più vedere il suo figlio e il suo nipotino. Flora da Potenza chiede preghiere per la famiglia, Maria e Pierre da San Severo chiedono preghiere per la famiglia, Rosangela dalla provincia di Roma è disperata perché la figlia Marilena è violenta, ribelle, ne combina di tutti i colori, scrive, eh, anche con i fratelli e le sorelle. Eh, poi ancora Marianna dice grazie a Padre Pio per due grazie ricevute, due grandi grazie ricevute eh, e lo voleva fare pubblicamente scrivendo questa lettera e, e appunto facendolo sapere a tutti. Francesca da Catania ci chiede, preghiere, chiede preghiere a Padre Pio per la famiglia, Maria da Roma che è sola, la famiglia all'estero ha subito un intervento, quindi eh, tanti disagi e tanta solitudine, ha 80 anni e è vedova da 20 anni. Ecco, attraverso questa lettera di Maria da Roma, volevo chiedere anche a tutti i nostri amici telespettatori, e eh, radioascoltatori, coloro che ci seguono anche attraverso internet, che ecco, mh, chiediamo anche a Maria, nell'eventualità di poter mettere all'interno della sua lettera un, no, un numero di telefono oppure lo stesso indirizzo, perché molte volte la busta noi... Eh, ecco teniamo soltanto la lettera che poi consegniamo a te e quindi perdiamo l'indirizzo nell'eventualità se c'è qualcuno nel suo stesso palazzo o nel suo quartiere a Roma che può dare una mano a Maria anche eh, ecco, per tenerle compagnia un sorriso un, un, un volerli stare accanto e perciò noi... anche tu suggeriresti che ognuno quando scrive almeno queste lettere di, di posta ordinaria scrivere l'indirizzo esatto sia sulla busta sia all'interno sì all sì, sì. o addirittura mettere anche il telefono perché qualche situazione potrebbe essere risolta anche attraverso la teleradio certo. Ecco, perché le persone ascoltano e molti ad esempio vicino. ci chiamano poi dopo la trasmissione chiedono di poter dare una mano anche eh, la, ad la esempio, ma se, anche se la non c'è un recapito no, noi non, non so. abbiamo la possibilità di contattare di nuovo eh, Maria poi sì. ancora Carmela da Vallo di Lucania quindi siamo a Salerno che ci scrive è una, è una mamma di tre ragazzi una figlia che ha disagio psichiatrico, non vuole credere, non vuole avere più fede, non vuole convertirsi e quindi ha una vita disordinata. Vincenzo da Foggia, ecco, um, una coppia che non ha figli e chiede, chiede preghiere per la sua salute, mentre Angelina, Piera ancora da settimo torinese, quindi siamo a Torino. Siamo, sono riuscito a sintetizzare tutte queste lettere, Padre Francesco, e a consegnarle direttamente quindi a te. Quindi dovete capire in questo foglio ci sono una ventina di lettere S sintetizzate. Sono tutte lettere che <ride> quindi, abbiamo già consegnato nei giorni scorsi a te quindi che oggi <ride> abbiamo solo... Perciò le lettere proprio per intero sono già state consegnate a Padre Pio. Adesso qui una lettura breve che comunque verrà ulteriormente presentata a Padre Pio. Si tratta Questa di lettera che ne le che ne raccoglie, che ne raccoglie tante, fa. però qui anche qui tanti altri problemi di chi vorrebbe avere figli, di chi oppure ha i figli un po' indisciplinati, addirittura quasi violenti o violente, perché in questo caso mi sembra di ricordare che ero una ragazza, oppure altri problemi di chi chiede eh, la, la salute, il corpo, dello spirito, la conversione, tanti tanti problemi, tutti fortemente motivati e che toccano veramente il cuore. Io voglio sperare che il Signore voglia dare tanti figli alle famiglie, ma voglio, voglio anche sperare che i figli siano un po' più disciplinati, che mettano a frutto l'insegnamento che ci viene sia da Dio ma anche attraverso l'insegnamento scolastico, perché se nella famiglia ognuno vuole fare di testa propria, essere violento, essere scontroso, mm. la famiglia diventa un inferno, un inferno, invece la famiglia dovrebbe essere proprio il luogo di ritrovo, di incontro tra padre e figlio tra madre e figlia, tra genitori e figli è certo. un incontro anche di amore, di affetto, in cui ci, ci si possano scambiare anche le proprie esperienze e, e, e come devo dire crescere insieme. Quindi mi raccomando proprio con tutto il cuore, cercate di essere un po' più docili e se vogliamo possibilmente anche i genitori, non esasperate eccessivamente i figli, perché si sa che i figli di oggi sono un po' più vivaci, vogliono un po' più di libertà. Fin quanto si può concedere quel po' di libertà cercate di dargliela magari sempre cercando però di vigilare che non prendano strade pericolose. E allora poi Luigina da Verona, padre, mi rivolgo a lei per chiedere a padre Pio di aiutare un ragazzo che non sa come uscire dal matrimonio fallito negativamente, padre di due figli, la sua ex moglie vuole solo e soltanto soldi che lui non ha perché ha perso il lavoro e per questo ha portato in tribunale dove eh, ci sarà quindi un processo. Dopodiché... Questo a ottobre il processo. Dopodiché si vedrà la madre di Claudio, questo è il nome del ragazzo che sta soffrendo molto per questo figlio, mentre il padre non lo vuole in casa. Mh, così si somma, dolore su dolore, disperazione su disperazione. Me lo ha confidato in pianto. Mi perdoni se mi sono permessa io di scrivere questa lettera. Luigina da Verona, che sarà sicuramente una conoscente e a chi ha scritto per invece, Claudio. Cert certamente Luigina da, da Verona ha fatto benissimo perché. Dobbiamo cercare di prenderci a cuore anche le sofferenze degli altri, farci carichi gli uni, dei pesi degli altri, sono espressioni bibliche, non è un'espressione mia. Dobbiamo saper gioire con chi gioisce e soffrire anche con chi soffre e chiedere preghiere anche per i conoscenti, magari vicini oppure parenti. Da musile di piave spero di aver letto bene il paesino no sì, sì, è Musile perché l'ho sentito anche Venezia, altre volte siamo a Venezia l'ho sentito anche altre volte io questo paese Monica che ci ha scritto questa bella lettera ecco ha chiesto una benedizione per me e eh, eh, dice per me e per i miei cari ed è una sorta di invocazione preghiera, Padre Francesco, che tu potresti leggere al termine dei tuoi incontri settimanali, perché chiede a Padre Pio di invocare per eh, lo Spirito Santo, implorare il dono di lodare, benedire e ringraziare il Signore, chiedere il dono di realizzare il regno di Dio dove vivo, intercedere eh, per me e per i miei, il dono di fare sempre la volontà di Dio e ancora poi scrive invocare per questa grazia. Per avere il dono della mia conversione, della fede, della carità, della speranza e della pace, una sorta di piccola preghiera a San Pio, è Che certo. tu potresti anche. Allora, se tu mi permetti, Francesco, e penso anche interessati, di non mischiarla alle altre lettere, perché è altrimenti certo. poi è difficile andarla a trovare. Io me la metto qui di lato, in <ride> modo che poi. Va benissimo. Quindi, avrai la sorpresa, io vedrò comunque se può essere adattata. Quando io sull'urno sull di Padre Pio molto spesso faccio delle preghiere, anzi, sempre. Faccio le preghiere spontanee come escono dal cuore, certe volte risentendomi, qualche volta mi sono reso conto che è uscita anche una parola per un'altra, qualche sgrammaticatura, ma che volete, sono cose che capitano. Però di tanto in tanto leggo anche delle preghiere fatte da voi, allora in quel caso non mi sbaglierò perché le fate voi che scrivendo sono più precise e più esatte. Poi c'è una bella lettera dalla Germania, Lucia, io intanto ho sintetizzato anche la lettera, eh, che ringrazia perché casualmente, lei ha già scritto qualche tempo fa, casualmente eh, ha riascoltato, anzi ha ascoltato la sua lettera, proprio letta da te pare Francesco, dopo quattro mesi che l'aveva inviata. Ed era il giorno del suo compleanno, casualmente, ha detto. Vedendo tele padre Pio, il giorno del mio compleanno, eh, padre Francesco ha letto la mia lettera, e quella di quattro mesi prima. e come si chiama questa? Lucia. Lucia ah, da è in credo eh, Eningen, Eningen, in Germania. Ah in Germania, cara Lucia chissà se ci ascolti pure oggi, allora anche se ormai è passato tanto tempo dal tuo compleanno io approfitto per farti <ride> i miei cari più cari auguri non solo da parte mia ma da parte anche di Francesco e di tutto lo staff di Teleradio Parripì, perché vedete, vedi, a questo punto non tutti i mali vengono per noi, sono passati quattro mesi, però hai avuto la fortuna e la gioia di ascoltare la tua lettera il giorno del tuo compleanno. Speriamo in avvenire non far, di non far passare più tanto tempo, ma non diciamo, non diciamo sempre le stesse cose, ormai avete capito qual è il sì, motivo. Lei, lei chiede anche preghiere per questa crisi matrimoniale, soprattutto a causa del, di suo marito, e poi chiede eh, preghiere per una serie di prove familiari, e poi ti dice, dato che tu scrivi sempre e dici sempre ai nostri amici telespettatori dovete essere brevi, e eh, scrive, sì. come si fa ad essere brevi, padre Francesco? Posso per dare, le tante cose che ti devo scrivere e ti devo raccontare. Posso dare una risposta? Sì. Eh, bisogna un po' studiare, mi sembra strano, no? perché per essere brevi è più difficile che non essere lunghi. Io mi ricordo di uno scrittore, in proprio in letteratura ce lo diceva, ma sinceramente non ricordo chi era questo scrittore, ma diciamo che era Pascolo, oppure che non so, Leopardi, insomma scriveva una lettera a un amico. Così, caro amico mio, ti scrivo una lettera lunga perché non, è, non ho il tempo di scriverne una breve. Perché per essere brevi, con Gisi ci vuole più tempo. Come anche quando dicono a noi, certe volte, nelle Omirie, padre, breve, breve, Dice, tanto di alcune cose, così come se io, dicendo alcune cose, non mi dovessi preparare. Per essere breve, anche nelle Omirie, cari fedeli, diciamo a questo punto, mi rivolgo un po' a tutti. È più difficile che non essere lunghi perché, quando uno è un po' lungo, vuol dire che non, è, non si è tanto preparato. Invece, prepararsi ecco, si, quando uno si prepara riesce ad essere breve. Allora, se questo sforzo lo dobbiamo fare noi nelle omilie, che non, non volete che siano lunghe, anche voi cercate di pensare, ripensare la lettera. Fate una brutta copia, poi togliete tutto ciò che vi sembra che si possa togliere perché altrimenti poi è uno studio che dobbiamo fare noi, ne sono tante di lettere, capite quanto sforzo che dobbiamo fare noi a sintetizzare centinaia di lettere? Beh, comunque ci ha dato l'occasione per chiarire questo problema. E allora, pare Francesco, io volevo anche salutare e ringraziare, io intanto con i miei post-it che vado a sintetizzare un po'. Le, le vostre lettere, ecco Roberto e Giusi, eh, che chiedono preghiere per un figlio che non arriva e poi ancora per depressione, ecco la, la richiesta eh, di eh, questo nostro amico, anzi Giordana, Giordana da Ancona che ci scrive: per depressione, vado eh, Siamo in conclusione. Ecco eh, perché anche qui depressione, figli che non arrivano, già, cose già dette per eh, risposta ad altri. Eh, questa sindrome ossessiva-depressiva che invece qui c'è scritto da Genova, c'è qui una bellissima foto di due coniugi. Eh, sicuramente legata a, um, a si chiamano Alfredo ed Adriana. Sempre magari, legata a questa fare, sindrome. Facciamo, facciamo vedere giusto un pochettino, così anche non da vicino, però la regia non da vicino, perché c'è la privacy. Ecco. ecco, tutte queste lettere, padre Francesco, io le consegno a te. Ancora eh, ci scrive Caterina, eh, che, mh, dove mh, ci sono tutta una serie di problematiche in famiglia, tra sorelle. Eh, però vedete e come è poi... intensa questa lettera, quattro facciate... E noi, se la leggessimo, do una trasmissione serve solo per leggere una lettera. No, ma comunque si tratta. Ecco, noi. Il problema ci teniamo, qual è. Il problema? Ci teniamo. L'ite tra sorelle. Ci teniamo, Padre sorelle. Francesco, a, a far sì che tutte le lettere. Ecco, comunque. Eh, sappiano i nostri amici che vengono consegnate ai frati. Certo, immediatamente certo. e consegnate anche a te. Poi la formalità della lettura è solo una. una piccola formalità che, che noi ecco, all'interno del nostro studio realizziamo, eh, ma eh, la cosa più importante è che le lettere, come S. arrivino, cioè questa ad esempio che è una lettera, si tratta tutte di lettere, quest'oggi abbiamo un po' messo il punto su tutte quelle lettere, eh, tra virgolette, vecchie di qualche mese fa e le abbiamo eh, tutte lettere, come, lette, scusate, come questa di Giovanni che... Ehm, ci, scrive, ci scrive da un centro psichiatrico Giovanni e ci dice eh, che eh, io ho usato questo nome Giovanni in realtà non si chiama Giovanni è, stato, è trattato male in un centro psichiatrico eh, è una lettera per... che comunque ci teniamo, la teniamo e la conserviamo trattato male in un centro psichiatrico voglio sperare che questo fatto non si verifichi più a parte il fatto che non sia mai se avviene a Gallo questo problema è, e cominciano le cause, quindi stiamoci attenti che gli ammalati hanno tutti il dovuto rispetto di qualsiasi tipo di malattia abbiano, sono tutti creature di Dio, immagine di Dio. Grazie, Padre Francesco. Io credo che quest'oggi siamo riusciti un po' a concludere con tutta po'... quella serie di lettere che erano giunte diversi mesi fa, che noi, quel, tutta quella serie di lettere estive fino a ottobre novembre siamo riusciti a, ecco, a leggere e a consegnare. Poi ricordiamo ai nostri amici che queste puntate le possono rivedere su YouTube, avere la pazienza di vedere un po' dove la lettera è stata letta, ma, ma noi assicuriamo ai nostri amici... Che possono, um, che, che, ecco che tutte le lettere vengono consegnate a te e che poi possono direttamente possono riascoltare le, più di una YouTube. volta per capire bene YouTube se è stato lì. però vogliamo far vedere questo gesto bello che facciamo certo. quando stiamo nello studio che io prendo queste lettere sperando di non no, fare lato eh, sì, sì, okay, il sperando di non fare rumore con il, rimuo... il microfono, ormai ho capito qual è il lato sì. giusto, ecco allora inserisco, vedete nella mia pettorina che è una specie di tasca larga, faceva così anche Padre Pio perché le lettere vanno a finire proprio direttamente sul cuore, ma poi le intenzioni vanno proprio nel cuore, poi le porteremo da Padre Pio in seguito dalle... Carissime e dolcissime sorelle, clarissime. Clarissime. Non potete immaginare come sono dolci, davvero. Chissà se qualche volta potete partecipare quando aprono un po' la grata che partecipano. Sono sempre sorridenti. Grazie, padre Francesco. Appuntamento a domenica prossima. Ma intanto ricordiamo ai nostri amici che domani ti rivedranno nella chiesa inferiore eh. con le loro lettere. Eh sì, da, da domani, poi un giorno sì, un giorno no, quindi cercate quindi. di seguirmi. Io ormai mi sono affezionato a voi, voi anche a me, anche a Francesco, mi sono affezionato <ride> a questo caro giornalista che ha avuto questa ottima idea, a tutto lo staff voglio ringraziare e buona domenica a tutti. Buona domenica. Pace e bene.